Vediamo, stavolta siamo ripartiti, vediamo dove ci manda. Ok, ecco, stavolta dovremmo esserci. Eleonora mi vede? Mi vedete benissimo? Oh, bene, mi vedo anch'io. Allora, buonasera a tutti. Con un po' di ritardo ci stiamo avviando a fare questa prima presentazione di una serie di incontri dedicati ai temi della non violenza come Centro Studi Sereno Regis, su temi che sono purtroppo di grandissima attualità. Questa sera il primo di questi incontri è dedicato alla Birmania, che da un mese purtroppo sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, sia per le violenze a cui assistiamo quotidianamente da parte delle forze di polizia del regime, sia anche per la resistenza eroica e commovente quasi, che le persone, i giovani soprattutto, stanno mettendo in campo in questo paese al quale ci sentiamo particolarmente vicini davvero in questo momento. Nei prossimi incontri, il 23 di questo mese, ci occuperemo della lotta non violenta del movimento Notav in Val di Susa e di come questo. Come, oh, santo cielo, abbiate pazienza, meraviglioso. E di come questo abbia allargato i propri orizzonti anche alle questioni dei migranti che attraversano questi spazi. E poi più avanti, a fine mese, ci occuperemo invece delle lotte non violente che i contadini indiani mettono in campo per difendere i loro terreni dalle confische e dalle mani dei latifondi. Andremo avanti su questi temi, vedremo anche come vanno questi nostri primi incontri. E mi sono già dilungato, siamo in ritardo di una decina di minuti, lascio la parola a Daniela Bezzi che per cortesia ci introdurrà gli ospiti e sembra che adesso le cose stiano cominciando a funzionare, abbiamo già una ventina di persone collegate. Grazie Daniela, grazie a tutti. Bene, grazie Enzo. Anch'io ora sarò rapidissima per la presentazione degli ospiti in una piccola scheda della problematica che andremo a vedere insieme stasera. Avremo con noi Cecilia Brighi, segretario generale dell'Associazione Italia-Birmania, che nasce come iniziativa di rete a sostegno del processo di democratizzazione in Birmania. Cecilia ha coperto e tuttora copre incarichi importanti alla direzione di Banca Etica, oltre che fino a pochi anni fa alla International Labour Organization, al centro di formazione di Torino. È stata soprattutto, e io così l'ho conosciuta, responsabile per la CISL dei rapporti con istituzioni internazionali, con i paesi asiatici, ed è in quel ruolo che ha soprattutto maturato il suo impegno con la Birmania, che è continuato negli anni successivi e continua più che mai in questi giorni. Alla Birmania ha dedicato tre libri, il più recente dei quali, che vi consiglio di leggere se volete capire la complessità di questo luogo, è qui, Le sfide di Aung San Suu Kyi per la nuova Birmania, nel 2015, e appunto alle problematiche di questi giorni sta dedicando tutto il suo tempo con energie, con interventi, mi diceva appunto adesso, quotidiani. Poi abbiamo il professor Giuseppe Gabusi, docente all'Università di Torino, direttore del programma Asia Prospect per il Torino World Affairs Institute, meglio noto come TWAI. Vi consiglio davvero di andare a vedere online la quantità di seminari, di contributi di conoscenza, di collegamenti con tutta una serie di risorse di conoscenza davvero preziose per conoscere non soltanto la Birmania, ma più in generale l'Asia, al di là appunto degli stereotipi, delle mitologie che specialmente in Italia dominano, in particolare la mia categoria, i giornalisti. Abbiamo poi Eleonora Gatti, che ha vissuto in Birmania tra il 2013 e il 2018. Consiglio davvero di andare a vedere online la quantità di seminari, in particolare Ah, se c'è una. la mia categoria, i giornalisti. Abbiamo poi Eleonora Gatti, che ha vissuto in Birmania tra il 2013 e il 2018. Scusate, c'è un eco? Posso continuare?
Eleonora Gatti, che ha vissuto tra il 2013 e il 2018 in Birmania, appunto in quell'arco di tempo cruciale per la transizione alla democrazia, e che ha vissuto in quel paese coprendo vari ruoli come responsabile di progetto all'interno in particolare della UNDP, quindi in progetti di sviluppo in particolare in focus sulle donne. E in questa occasione ha tenuto a specificare che parlerà a titolo personale, ma insomma già ieri nel corso della nostra chiacchierata mi ha raccontato le cose molto molto interessanti anche per capire come si è sviluppato questo movimento di disobbedienza civile. E infine abbiamo il piacere davvero di avere con noi Jimone Winpe, nata in Birmania e proprio a Yangon, italiana ormai in realtà di 19 anni, inizialmente impiegata nel settore alberghiero e poi turistico, laureata in economia a Yangon nel 2010, poi scrittrice, tra l'altro con un certo successo in Birmania, anche se noi non possiamo apprezzare i suoi libri in una lingua che non, io personalmente non posso leggere, ma in questi giorni molto molto attiva come attivista in tutti i siti che sono nati sia in Italia che in collegamento con la situazione in Birmania. Ecco, io rubo ancora pochissimi minuti per dare proprio un piccolo riepilogo di quello che è successo nel corso di queste ultime 5 settimane che sono passate da quell'alba del 1 febbraio che ha messo fine con un colpo di Stato militare alla non facile transizione dalla dittatura alla democrazia guidata dalla National League of Democracy di Aung San Suu Kyi. Quel giorno avrebbe dovuto salutare anche formalmente la ratifica della massiccia vittoria elettorale conseguita dal partito di Suu Kyi nel mese di novembre, invece appunto alle prime luci dell'alba i militari si sono presentati alla sua porta e insieme ai suoi collaboratori l'hanno portata in una località tuttora, credo, ignota, con la motivazione che quei risultati elettorali non potevano essere validi, ovvero non stati truccati, oltre a varie accuse di importazione irregolare delle apparecchiature, di varie apparecchiature dall'estero, e proprio oggi sembra che le accuse riguardino anche l'appropriazione indebita di circa $600.000, una somma ridicola, ma comunque insomma è chiara la strategia che i militari stanno cercando di usare contro Aung San Suu Kyi sul piano proprio della reputazione personale. Dopo l'iniziale momento di costernazione sul piano internazionale e di sospensione sul fronte interno, in cui sembrava che non potesse esserci altro sviluppo che il ritorno indietro delle lancette della storia, ecco manifestarsi quasi uscito dal nulla questo straordinario movimento di disobbedienza civile che giorno dopo giorno è cresciuto non soltanto numericamente, perché ciò che vediamo è il coinvolgimento straordinario non soltanto di studenti, giovani, quella che è stata chiamata la generazione zero, ma la partecipazione di ogni settore della società, insegnanti, medici, infermieri, religiosi, inclusa quella piccola minoranza di cristiani, come abbiamo potuto capire da quella foto terrificante e bellissima al tempo stesso della suora che sfida in ginocchio il plotone di polizia chiedendo di uccidere lei ma di non infierire oltre sulla popolazione. Ieri è stata la volta dei ferrovieri che hanno aderito allo sciopero generale lanciato dal movimento con una reazione delle forze di sicurezza non meno violenta dei giorni precedenti, con più di 1.000 persone costrette a lasciare le case, il blocco di ogni varco di entrata e uscita di un intero quartiere obbligato a evacuare, centinaia di famiglie che non sanno letteralmente dove andare né sanno come proteggere anziani e bambini, tra l'altro in una situazione di pandemia che anche in Birmania non ha smesso di infierire. Insomma, la situazione a cui stiamo assistendo pur da lontano è un'escalation di violenza e abusi che ogni giorno peggiora e che vede sotto attacco anche i mezzi di informazione e che sembra di capire nessuno sa come potrà risolversi. Questo è un succinto riassunto della situazione, e appunto a Cecilia Brighi e poi al professor Giuseppe Gabusi vorrei innanzitutto chiedere quanto può considerarsi sorprendente e improvvisa questa crisi, o invece il contrario, quanto si potesse in qualche modo intuire, come ho potuto capire da un comunicato stampa che proprio voi di Italia Birmania insieme avete diffuso sui vostri canali poco prima di quella data cruciale, il 1 febbraio. Cecilia, l'audio. Yes. Buonasera a tutti e grazie per questo incontro che aiuta ulteriormente a capire, cercare di capire
cosa sta succedendo in Birmania. Sì, il colpo di Stato non è stato una cosa, un fulmine a ciel sereno, in realtà c'erano tutti i presupposti, è un colpo di Stato ben pianificato dai militari, ancor prima direi dei risultati elettorali. Si temeva, tutti sapevano che l'NLD avrebbe avuto un grande successo in queste elezioni. Il comandante in capo delle forze armate, Myon Lang, voleva essere nominato presidente della Repubblica e si sperava che il partito legato ai militari, l'USDP, potesse ottenere perlomeno il 26% dei seggi, che uniti al 25% dei seggi a disposizione solo dei militari, permetteva ai militari di nominare il Presidente della Repubblica. Purtroppo il partito, l'USDP, ha ottenuto una magra vittoria, solo 33 seggi in tutti i due i rami del Parlamento, mentre l'NLD ne ha ottenuti 83%, quindi una sconfitta enorme, ed è per questo che nei giorni precedenti al colpo di Stato ci sono stati degli incontri burrascosi con la leader birmana Aung San Suu Kyi proprio sulla questione della nomina del Presidente della Repubblica. I militari hanno programmato, tutti chiedono ma c'è dietro la Cina o c'è dietro la Russia. I militari hanno sicuramente programmato questo colpo di Stato, diciamo, con il consenso sia della Russia che della Cina. Alcuni giorni prima, il 26 di gennaio, era arrivato a Yangon il ministro della difesa russo. Sappiamo che ci sono dei grandi rapporti di amicizia, di collaborazione, ci sono centinaia di quadri militari che studiano, vengono formati nelle accademie militari russe, quindi c'è un rapporto molto stretto, non solo di carattere commerciale, cioè vendita di armi e quant'altro, ma c'è proprio un rapporto, diciamo, storico tra i due paesi, tra i due eserciti e soprattutto anche tra la Cina e la Birmania, anche se diciamo che il rapporto tra Cina e Birmania è un rapporto molto squilibrato, c'è una sfiducia reciproca storica tra i due popoli e tra i due governi. Adesso non vorrei ripercorrere le vicende storiche, ma insomma questo è un dato di fatto. Comunque io ritengo che entrambi i grandi paesi sapessero bene di questo progetto, perché un progetto che è nato con grande, è stato programmato, non è un fulmine a ciel sereno, tant'è vero che il primo di febbraio hanno arrestato i ministri a livello nazionale, a livello del territorio, cioè dei livelli regionali e degli stati, cioè quindi hanno fatto proprio una pulizia di tutti le fonti decisionali del paese. Nessuno però pensava che questo colpo di Stato potesse scatenare questa opposizione così forte. In fondo loro avevano detto: questo è un colpo di Stato che si inquadra nel rispetto della Costituzione, faremo le elezioni fra un anno perché noi pensiamo che ci siano state delle frodi. Hanno anche organizzato in qualche modo alcune persone che hanno spinto, costretto alcune persone, alcuni degli scrutatori a dichiarare che c'erano stati c'erano stati dei brogli, però ovviamente la gente non ci ha creduto e si è creata una grande unità nel paese che travalica, diciamo, il centro del paese, il Bamar o le grandi città. È un'unità che ha coagulato, diciamo, la solidarietà anche dei gruppi etnici e dei gruppi armati. Questo è un elemento molto importante perché
ha aperto gli occhi anche a coloro che erano, diciamo, con un nazionalismo nel quale sono cresciuti durante la dittatura, e si è riusciti anche ad arrivare a comprendere la questione dei Rohingya. Quindi con un atteggiamento diverso, perché finalmente le violenze dei militari purtroppo sono arrivate anche al cuore del paese, e quindi a Mandalè, Yangon, Micina, e hanno toccato i giovani che sono scesi in piazza e che per la prima volta hanno dovuto confrontarsi con i militari, giovani che avevano assaporato bene o male 10 anni di apertura verso la democrazia. Certo, non tutto andava bene, c'erano ancora delle grandi problematiche su tematiche importanti come la libertà di stampa, la libertà di organizzazione sindacale. Cioè nell'ultimo periodo c'era una situazione di grande tensione tra i lavoratori e il Ministero del Lavoro, tra i lavoratori e anche il governo di Aung San Suu Kyi, quindi non era tutto, diciamo, una situazione di grande amore tra il governo e alcuni settori della società, e soprattutto tra il governo e le nazionalità etniche. Quindi ci sono state forti tensioni. Questa idea di Aung San Suu Kyi di mettere la statua del padre a cavallo in ogni stato etnico ha creato grandi manifestazioni di opposizione, perché ciascuno stato etnico, soprattutto durante la guerra di liberazione e di indipendenza, ha i suoi eroi. Quindi ci sono state delle tensioni tra soprattutto gli stati etnici e il governo centrale, ma i militari sono riusciti a cambiare la situazione e a far superare queste distanze e a far sì che anche gli etnici chiedano tutti insieme la liberazione di Aung San Suu Kyi dal Presidente della Repubblica, il ripristino del Parlamento, e soprattutto chiedano di non ritornare al vecchio status quo. Quindi chiedono di superare l'attuale Costituzione, che vede questo blocco di potere, questo cartello, perché è proprio un cartello che i militari hanno costruito nel corso della dittatura con la Costituzione che hanno imposto, e che è alla base del loro potere politico, ma anche economico. E qui chiudo, perché le accuse di corruzione rivolte ad Aung San Suu Kyi oggi sono veramente, cioè, è assolutamente ridicolo. Cioè, si parla del fatto che Aung San Suu Kyi abbia ricevuto, che il governo di Aung San Suu Kyi abbia ricevuto 600.000 euro da fonti esterne, eccetera, quando la struttura economica del potere, della struttura economica del militare attraverso le due grandi holding, la Myanmar Economic Holding e la Myanmar Economic Corporation, che hanno in mano tutti i settori più importanti del paese, con una opacità di procedure di amministrative, di gestione delle risorse e soprattutto di distribuzione degli utili, che è proprio ridicolo. Cioè, e quindi questo fatto è un altro elemento che serve da collante all'opposizione del paese. Vorrei un'altra cosa: non sono solo i giovani, sono i lavoratori, le lavoratrici delle che stanno lottando nonostante rischino il posto di lavoro. Se posso far vedere la mappa qui, se si riesce a vedere, dei luoghi di blocco dell'approvvigionamento del gas e dei carburanti. Hanno bloccato, cementificato e bloccato le valvole sotterranee, in modo che e questi sono gli snodi ferroviari tutti bloccati nel paese dai lavoratori delle ferrovie. Quindi c'è una pianificazione di contrapposizione fortissima che sta strangolando i militari. La soluzione non so qual è. Ti ringrazio moltissimo, interessantissimo, veramente
Molto, molto, molto interessante. Professor Gabusi, do la parola a lei. A questa domanda che avevo fatto appunto a Cecilia rispetto alla prevedibilità o no di questa crisi, il TUAI ha dedicato un interessantissimo seminario che trovate tra l'altro online su YouTube. E quindi lascio a lei la parola sullo stesso tema. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'invito. È sempre un piacere poter condividere le informazioni e la conoscenza su questo paese che frequentiamo da qualche anno. Qui certamente c'è un punto secondo me da cui partire, e cioè che tutto sommato, benché i segnali, come diceva Cecilia, fossero presenti ancora prima delle elezioni, diciamo che in generale gli osservatori internazionali, anche i colleghi che stanno in quella parte del mondo, non si aspettavano un colpo di Stato così eclatante in un certo senso. Perché, come abbiamo avuto modo di dire altre volte, dal punto di vista razionale, strettamente razionale, il Tamadou, quindi le forze armate, vivevano nel migliore dei mondi possibili, in un certo senso, perché grazie all'apertura economica degli ultimi anni avevano consolidato la propria posizione economica, riguarda essenzialmente, come sappiamo, questi due conglomerati che ha menzionato Cecilia, riguarda l'attività di estrazione della giada, delle pietre preziose, riguarda ovviamente tutto il settore anche dell'oil and gas in un certo senso. In più, in questi 10 anni sono arrivati capitali stranieri che hanno creduto nella semi-democratizzazione del Myanmar. Pensiamo alla zona economica speciale, forse l'unica che funziona non lontano da Yangon, che è Tilawa, è gestita sostanzialmente dai giapponesi, dalla JICA, dalla Agenzia di Sviluppo del Giappone, che ha portato appunto multinazionali giapponesi, ospitando anche aziende sicuramente birmane per l'esportazione. Quindi questo era sicuramente un vantaggio per l'esercito. L'esercito che, come forze armate che, come sappiamo, in base alla Costituzione, che è del 2008, comunque continuava ad avere il 25% riservato dei seggi in Parlamento, nonché i 3 ministri importanti, interno, difesa e zone di confine, quindi anche dal punto di vista costituzionale era in qualche modo blindato. Soprattutto aveva adesso, con il governo civile di Aung San Suu Kyi, aveva la possibilità di scaricare su Aung San Suu Kyi e sulla NLD le cose che non andavano nel paese, e quindi la sanità, l'istruzione, tutti comunque settori in cui il governo civile poteva intervenire. Sicuramente erano sotto la responsabilità della NLD e quindi, come dire, se era in qualche modo il Tamadou, si poteva essere defilato e poteva criticare gli altri per le cose che non andavano. Sicuramente bisogna però prendere in considerazione una cosa, che questo paese dalla l'indipendenza, certo, fino al 62 c'è stata una democrazia disfunzionale, eccetera, però fin dall'indipendenza il Tatmadaw si ritiene in qualche modo il depositario e il garante della unità del paese e della autonomia da ingerenze esterne di ogni tipo. Nel paese c'è comunque una forte tradizione, come dire, non solo anti-occidentale, ma anche anti-indiana, in parte anche anti-cinese, che deriva un po' dalla storia della Birmania, che è stata portata nella modernità improvvisamente, di fatto, con le guerre anglo-birmane del 1800. E quindi anche l'Occidente, anche la Gran Bretagna, è visto con sospetto. In fin dei conti dobbiamo anche ricordarci la storia coloniale nostra in questi paesi. E quindi probabilmente noi abbiamo anche in qualche modo
trascurato il fatto che il Talmudò ha sostanzialmente aperto il paese dal 2011 in poi alle sue condizioni, che sono quelle della Costituzione del 2008, che permette di dichiarare lo stato di emergenza, di riprendere il potere, quindi tecnicamente di fatto, cioè dal punto di vista costituzionale, è anche dubbio se si tratti davvero di un colpo di Stato, nella sostanza lo è, ma diciamo nella forma c'è questa, diciamo, Costituzione che può essere interpretata in un certo modo, ovviamente a favore dei militari. Quindi dobbiamo pensare che il Talmudò in qualche modo si ritiene in grado di intervenire in qualsiasi momento in cui la politica sta andando in una direzione che a loro non aggrada. Ed è evidente che questo momento delle elezioni del 2020 è un momento certamente in cui il Talmudò ha preso profondamente coscienza del fatto che con questo sistema politico non raggiungerà mai la maggioranza del Parlamento, quindi non potrà ottenere una coabitazione simmetrica con i civili che ovviamente stanno dominando il Parlamento. Per esempio, adesso le ultime discussioni, anche di inizio marzo, ruotano attorno alla proposta dei militari di cambiare la legge elettorale e di passare dalla legge elettorale maggioritario secco del Regno Unito, tipo come succede nel Regno Unito, quindi basta un voto in più di tutti gli altri per vincere il seggio, al sistema proporzionale, in cui ovviamente l'USDP e le famiglie dei militari, eccetera, che sono poi sparse anche un po' in tutto il paese, avrebbero la possibilità di portare a casa magari non quel 51% di cui parlava Cecilia, ma certamente di rafforzare la compagine parlamentare in modo da controbilanciare il potere in qualche modo della NLD. Quindi ricordiamoci che nel 2011 sostanzialmente, quando il presidente Thein Sein si avvia questo processo di semidemocratizzazione, il Talmudò aveva in mente degli obiettivi chiari. Primo, rilanciare certamente l'economia, perché anche tutti i tentativi degli anni 90, dei primi anni 2000, di aprire al mercato globale non hanno funzionato, anche perché c'era un regime di sanzioni molto forte, eccetera. E quindi l'idea che sostanzialmente se si sta chiusi si diventa un po' come la Corea del Nord, tutti i paesi dell'area sono in sviluppo, non perché il Myanmar. Del resto, appunto, a fine degli anni 90 entra anche nell'ASEAN il Myanmar e cerca di recuperare il rapporto con i vicini. Ricordiamoci anche questa cosa sulla Cina, e poi diciamo concludo con una cosa che riguarda invece secondo me l'elemento di novità rispetto al passato. Allora, con la Cina ricordiamoci che il Talmudò sa benissimo, ne ho scritto anche l'anno scorso, che ai confini c'è un paese enorme, un impero che ha un potere strutturale nei confronti del Myanmar fortissimo, in termini non soltanto di stato partito presente in Myanmar, ma anche in termini proprio di scambi di mercanti di ogni tipo, di commercianti, sono confini porosi quelli con la provincia dello Yunnan, insomma, quindi gli interessi sono molto variegati. Non bisogna considerare che Pechino tesse le fila di tutti gli attori economici nel Myanmar. Quindi, una volta appunto anche parlando con una diplomatica a Naypyidaw, disse uno anche dei motivi per cui chiaramente c'è stata questa apertura è che tutti in questo paese sanno che bisogna avere rapporti con la Cina, perché è grande vicino, non c'è un'altra possibilità, ma un po' le nostre condizioni. Tanto è vero che fu Thein Sein a interrompere il progetto della diga Mizon, che lasciò perplessa Pechino e anche le aziende che lavoravano sulla diga Mizon, che aveva causato ovviamente la dislocazione anche di molte popolazioni locali e dei popolo Kachin, come avveniva nell'area.
Quindi il fatto che adesso la Cina comunque, certo, sappiamo tutto l'apparato della Cina di non interferenza, bisogna stare attenti, si rispettano tutti i regimi, basta che sia appunto legittimo, eccetera. Però il fatto che comunque la Cina sia disposta anche a riconoscere in questo momento che c'è la necessità di ritornare a una transizione, di avere un dialogo, eccetera, non si giunge a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, perché lì la Cina metterebbe ovviamente il veto, ma è chiaro che anche la Cina non può vedere di buon occhio un paese instabile, fortemente instabile ai confini. E quindi in questo, del resto, la Cina aveva un ottimo rapporto con Aung San Suu Kyi. Il primo viaggio che Aung San Suu Kyi fa è a Pechino, quando va al potere. E di fatto, le zone economiche speciali, Aung San Suu Kyi ha firmato il memorandum sulla Via della Seta, come ha fatto l'Italia. Quindi sostanzialmente, sottoscrivendo progetti infrastrutturali, strade, ferrovie, eccetera. Quindi la Cina è in una posizione certamente di ambiguità, ma chiaramente, secondo me, non può pensare di avere alla confine sud-occidentale un paese in bilico. E qui concludo sull'elemento, secondo me, che forse i militari hanno sottovalutato. E cioè, i militari sono capaci di tutto, l'hanno dimostrato nel 1988, secondo me lo stanno parzialmente dimostrando anche in questi giorni. La popolazione birmana negli ultimi 10 anni è stata esposta a una forma certamente di democrazia non completa, caratterizzata da una libertà di espressione che spesso anche Aung San Suu Kyi ha limitato grazie alle leggi coloniali dell'impero britannico che limitavano la libertà della popolazione birmana, ma certamente è un paese in cui Facebook era diventato il mezzo di comunicazione principale. Tutti noi, quando andavamo in Myanmar, appunto, comunicavamo tranquillamente su Facebook anche per gli appuntamenti, eccetera. Quindi la popolazione rispetto agli anni Ottanta ha capito, compreso e apprezzato anche in un certo senso come si vive. In questi anni la NLD ha potuto anche esprimere una embrione di classe dirigente che andasse al di là dei fedelissimi di Aung San Suu Kyi e degli ex prigionieri politici, che spesso settuagenari che chiaramente hanno sofferto durante gli anni della dittatura. Parlo per esempio di ambasciatori, parlo di funzionari pubblici che stanno nutrendo questo movimento, in qualche modo un po' di reazione all'azione dei militari. E pensiamo per esempio anche recentemente, qui davvero concludo, all'ambasciatore del Myanmar in Gran Bretagna, che è stato richiamato in patria, e a meno che non sia successo qualcosa nelle ultime ore, pare che appunto non ne voglia sapere di rientrare in patria, e c'è stato anche l'ambasciatore alle Nazioni Unite col famoso gesto appunto della rivolta, segnalando che c'è qualcosa nella società, qualche fermento che è cambiato, e qui un intervento dei militari come l'8 agosto dell'88 potrebbe essere causare veramente un problema. E come diceva anche Cecilia, certamente questi scioperi, queste forme di boicottaggio della pubblica amministrazione possono funzionare. Mi domando fino a qual punto, perché non ricordiamoci che purtroppo questo paese è uno dei più poveri dell'Asia, e alla fine del mese, se non arrivano gli stipendi anche bassi, in momento di pandemia, ragazzi, quando si ha famiglia è molto molto difficile chiedere il sacrificio supremo spesso per questa popolazione. Quindi questo, diciamo, è una nota di così un punto di domanda un po' sul futuro, che però fa chiaramente apprezzare la presenza di un movimento civile. Assolutamente sì, professor Gabusi, e la ringrazio proprio di questo finale che mi permette proprio di dare la parola a Eleonora Gatti, che ha seguito vari progetti di sviluppo, mi raccontava ieri, e mi raccontava delle cose interessantissime proprio su come
lei stessa ha potuto seguire la maturazione, l'immersione, quel passaggio di cui lei parlava, professor Gabusi, appunto al digitale, no? Questo cambiamento culturale davvero epocale, verificatosi in pochissimi anni, che ha reso protagoniste le donne, credo sicuramente protagonisti i ragazzi, e che vedono appunto, questo è straordinario, in una situazione di gravissima crisi economica, perché voglio dire, a parte tutto il complesso, a parte la povertà, diciamo così, storica della Birmania, è un paese, la Birmania, che era meta di turismo, che si è completamente spento, e anche quel settore lì si è totalmente bloccato. E ciò nonostante, appunto, vediamo in piazza una compattezza, una resistenza, una organizzazione incredibile. Ecco, Eleonora, aiutaci un po', per quello che è stata la tua esperienza, aiutaci un po' a capire come è potuto succedere una simile crescita. Grazie Daniela. Salve a tutti, sono Eleonora, lavoro per le Nazioni Unite, ma tengo a dire che questa sera parlerò a titolo personale. Sono vissuta in Myanmar dal 2013 a fine del 2018 e ho avuto la grande opportunità di conoscere migliaia di persone del Myanmar, soprattutto donne contadine delle zone rurali, e vorrei questa sera iniziare il mio intervento con un paio di testimonianze brevi che ho raccolto proprio negli scorsi giorni da queste donne delle campagne rurali. La prima che vorrei dire, che mi ha colpito molto, è questa: ogni volta che un giovane perde la vita, il mio cuore viene pugnalato. Un'altra testimonianza che ho ricevuto: è da 3 settimane che non riesco a dormire, sono esausta, i diritti umani non esistono più per noi. Un'altra che ho ricevuto: la scorsa notte 1000 ferrovieri sono stati sfrattati dalle loro case. È inimmaginabile il terrore che regna qui al momento. Abbiamo un disperato bisogno di un intervento esterno. A questo punto non c'è altra soluzione. Sono consapevole che la situazione è simile a quella che è accaduta in altre parti del mondo, come Hong Kong e in Russia. Tuttavia c'è un'enorme differenza. Le persone. Hai mai assistito a tanta unità, coraggio, resilienza e determinazione? A persone che affrontano passivamente l'avversario più spietato e malvagio? Abbiamo bisogno che i cittadini del mondo si radunino e spingano i loro governi a unire e sconfiggere questo mostro. Se non usiamo la Birmania come catalizzatore per ridurre la tirannia futura, questa sarà una storia senza fine in tutto il mondo. Sfortunatamente, i due paesi che sono i peggiori violatori dei diritti umani sono le due potenze che nessuno vuole scuotere. Queste sono solamente 3 delle testimonianze che sto raccogliendo a centinaia dalle scorse, insomma, settimane, da quando il golpe è iniziato. Come queste testimonianze dimostrano, le persone del Myanmar, in tutto il Myanmar, dalle persone rurali ai giovani, stanno veramente facendo il possibile e dimostrando il loro coraggio. E ripensandoci, penso che molti di noi farebbero la stessa cosa, perché dopo aver vissuto 50 più anni in una situazione di regime militare e avendo potuto assaporare la libertà per, diciamo, un po' meno di 10 anni, per loro è proprio una questione di o di vita o di morte, non vogliono assolutamente ritornare indietro. Quando io sono arrivata in Myanmar, mi ricordo, ho pagato la mia scheda telefonica $250 e pochi anni prima costava $500. E questi semplici numeri ci dicono quanto la rivoluzione digitale, poi nel 2012 i costi delle schede telefoniche sono scesi a $1.50. E non dimenticherò mai il primo giorno, quando i negozi hanno iniziato a vendere le schede telefoniche, che c'erano persone in coda per 2 o 3 giorni per poterlo comprare. Perciò io penso fermamente che
la rivoluzione tecnologica abbia un ruolo veramente grande al momento per far sì che le persone lottino per i loro diritti e lottino per mantenere la democrazia nel loro paese. Purtroppo però c'è anche da dire che la lotta personale, individuale, i sacrifici non sono sufficienti e dunque tutti i giorni io stessa mi sento forse un po' in colpa perché lavorando per un'organizzazione internazionale so quanto sia difficile poter riuscire a intervenire, ma ricevo messaggi chiedendo con disperato persone che mi chiedono aiuto e dunque il pensiero è proprio quello di tutte le donne che ho visto in Myanmar, l'associazione che ho aiutato a costruire negli anni in cui sono stata lì, la prima associazione nazionale di donne contadine e impegnate anche politicamente. In quegli anni, quando ero lì, ho visto proprio come il loro senso di dignità, l'assaporare per la prima volta i propri diritti umani e i propri diritti di donne, abbia potuto dar loro quelle ali per iniziare a volare individualmente e a poter vivere la loro vita a pieno. E la stessa cosa per gli studenti. Nel mio progetto avevamo più di 800 studenti dell'Università Scientifica di Yangon che viaggiavano per tutto il paese per la prima volta, perché prima non avevano mai più dovuto viaggiare, per portare innovazione e tecnologia nelle campagne rurali, per aiutare le donne ad usare il telefono per la prima volta. E mai avrei potuto pensare che tutte queste questo aiuto che il programma aveva dato loro sarebbe un giorno stato utilizzato per sconfiggere di nuovo la tirannia dei militari. E dunque, in conclusione, perché so che abbiamo poco tempo e vogliamo lasciare anche la parola ai nostri spettatori, vorrei proprio dire che se il mondo intero non interviene, potrebbe esserci una situazione come i Khmer Rouge negli anni 70, perché la brutalità che i militari stanno usando, la violenza, ricevo tutti i giorni persone, foto di persone ammazzate, brutalizzate in cella. Queste violenze continueranno e continueranno anche su grande scala. E dunque è proprio importante che tutti noi facciamo la nostra parte per aiutare questo paese e per spingere soprattutto il nostro governo a fare qualcosa. In ultimo vorrei dire che anche appunto l'Italia ha un grande ruolo da giocare, ha una presenza abbastanza forte nel paese con tanti progetti, tante aziende italiane, dunque è proprio il nostro ruolo come italiani riuscire a spingere il più possibile perché l'Italia intervenga e supporti un'azione politica per aiutare il paese a uscire dalla crisi. Grazie. Sì, Eleonora, è quello che ci auguriamo tutti. Purtroppo sembra che così non sia, almeno da quelle che sono state le ultime battute. Ieri c'è stata una manifestazione, se non vado errato, anche a Torino, appunto di fronte alla Camera di Commercio Italia-Myanmar, che però appunto l'articolo riportato, la battuta riportata sul manifesto di oggi, che dice: si propone di promuovere la cooperazione politica, economica e culturale, ci viene a specificare che essendo un organo apolitico non può prendere una posizione pubblica su quanto sta succedendo nel paese asiatico. E quindi insomma siamo un po' lontano da questa presa di coscienza, da questa responsabilizzazione su uno scenario così drammatico. Molto interessante quello che hai raccontato, io non avrei mai immaginato una simile crescita sul piano proprio della conoscenza digitale in zone così remote, con tale coinvolgimento di studenti in zone rurali, quindi un'incredibile avventura di conoscenza reciproca. E su questo punto appunto vorrei sentire allora Jimon Winpei, che è stata protagonista
recentemente a Roma di una manifestazione di protesta, Piazza Giochi Delfici e varie altre, e mi diceva ieri appunto è in contatto con tutte le comunità birmane in Italia, continua a fare da liaison tra i vari siti, gruppi in Birmania e tutto quello che può succedere in Italia. E ieri mi diceva una cosa molto drammatica: non possiamo fare altro che vincere, perché se non vinciamo torniamo indietro a quello che è stata la sofferenza dei nostri genitori. Simone, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io quando ho compreso la situazione, perché fino al 31 gennaio posso dire che ho vissuto nel mio guscio, nel mio comfort zone, assolutamente tranquillo, beato, diciamo, incosciante, diciamo. Perché mi ricordo che sono che nata, cresciuta sotto regime, tutto quello che io ho imparato è non fare domande. E, ho vissuto, cresciuto in questa maniera, non fare domande sulla politica, sulle regole, su, anche perché mi ricordo benissimo quando sono venuta in Italia con regolare permesso di lavoro, per avere il mio passaporto ho dovuto dare una corruzione, una cifra assolutamente assurda, proprio grossissima rispetto con i guadagni che avevo a quel tempo in Birmania. Però io l'ho dato, non ho fatto la domanda, poi sono venuta e fino piano piano che il paese che si sta migliorando, si sta cambiando sotto la guida di Aung San Suu Kyi, ero convinta che la Birmania è libera, la Birmania si sta cambiando, cioè però devo dire che un futuro un po' incerto, perché io quando penso dopo Aung San Suu Kyi non ho l'idea, non ho le idee chiare cosa succede in questo paese, perché il nostro punto di riferimento era lei, nostra fiducia assoluta era lei. Allora io sempre ho pensato, finché c'è sta lei tutto a posto e basta, non nient'altro. Poi arriva il 1 febbraio e improvvisamente mi sveglio la mattina e trovo questa notizia e sono rimasta pietrificata. E il primo giorno è un assoluto sconvolto, che non so cosa fare, non so cosa sta succedendo. Però una cosa mi è venuta proprio un impulso, dice no, non posso accettare, cioè, non la posso accettare, non deve succedere questa cosa, non è giusto. E, però la cosa è molto grossa, la cosa è come se fosse un cielo che ti crolla addosso e non, io come persona... Cosa posso farci? Questa è la mia prima domanda. Cosa posso fare? Cosa devo fare? Ho cominciato a pensare forse qualche aiuto, forse qualche governo dall'estero, da internazionale. Poi mi sono resa conto di una cosa, perché sono tornata da poco dalla campagna e mi è passato questa scena quando io accendevo il fuoco. Come l'accendevo questo fuoco per bruciare un tronco così enorme, grosso? E accendevo con un accendino semplice, con la carta, con i pezzi di legno secchi, e piano piano che prende fuoco, alla fine quel tronco grosso enorme che sembrava impossibile ha preso fuoco. E io lì ho capito che devo cominciare da me stessa questa cosa, e non aspettare qualcuno che avviene a dire fai cos'ha, o qualcuno che dice cosa, cioè io devo cominciare. E allora io una parte ho preso la coscienza che fino adesso ho lasciato sempre a perdere la responsabilità nella mano di signora o di qualcun altro, come se fosse con me non c'entrasse nulla. E cominciavo a muovere, a cercare anche perché da sola fare una cosa, ma con la comunità è un'altra cosa. Allora cercavo anche altre persone in Italia, qualche maniera, con un tweet, con un messaggio, qualsiasi cosa che può servire a dire questa cosa, che una cosa non posso accettare. È cominciata così. E ho visto anche popolazioni, un intero paese, è cominciato così.
con un'infermiera, con un medico, con una persona che cominciava a dire no, non va bene questa cosa. E io in questo, tutto questo percorso, che siamo arrivati quasi 40 giorni, ho visto tanto dolore, tanta sofferenza, anche perché adesso mi sono truccata, però ci sono delle volte che io sono con le lacrime, che sono buttato proprio un angolino e non riesco a alzarmi, ci sono momenti così, però io ho avuto tanta forza dalla popolazione, da una persona che fa un gesto di dare un cibo, o di dare una bottiglia di acqua. Poi ho sentito anche queste testimonianze proprio delle mie sorelle, che quando vanno a manifestare in strada, lei che poi ha cominciato a correre, che polizia che seguiva, cade, ma c'è qualcuno che gli prende in braccio e gliela porta via, se no lei lì rimaneva e non finisce là. La gente che scendeva sotto casa apriva la porta e dice entrate, entrate, non andate in quella casa, quella è della polizia, è la famiglia polizia, non è sicura, venite qua per aiutare. Gli danno da mangiare, non basta, quelle persone che sono state nascoste dalle case, per farli uscire, delle persone da quartieri scendono e fanno vedere un'altra parte, fanno finta di essere protestare, nel frattempo loro scappano da un'altra parte e gli portano proprio fino davanti a casa con la macchina a questi giovani, questi studenti. Allora non è una protesta di un'organizzazione, di un popolo, dove è unita e aiutava a vicenda una maniera incredibile. In questo momento abbiamo tanto bisogno di aiuto, qualsiasi tipo di aiuto abbiamo tanto bisogno. E poi quando io penso organizzazione, associazione, governo, però io parto dalle persone, perché associazioni sono fatti dalle persone, anche il governo sono stati fatti con le persone. Allora quando parte da una persona e capisce, c'è compassione, c'è una sensibilità verso la giusta causa e sbagliata, o anche una cosa da fare e non da fare, proprio parte da sola, da persona, arriviamo a fare delle cose mostruose, grandi, che uno non riesce neanche a immaginare e senz'altro non avrebbe neanche la speranza, no? E poi io penso, perché come ho vissuto tanto tempo sempre con la paura, con, come ho detto, non fare domande, accettazione di tutto quello che succede, no? Quanto è importante la libertà, cioè quanto è preziosa la libertà. Quando uno ha la libertà, comincia a rispettare anche la libertà di altri. Cioè, io posso pensare così, anche tu puoi pensare una maniera diversa da me. E invece quando non c'è la libertà, e questa libertà viene tolta da una persona, a una popolazione, costringe di obbedienza o sottomissione, da lì nasce anche non rispetto verso gli altri, non rispetto verso altra popolazione. E questa cosa per me è molto, molto importante, è molto fondamentale. Poi succede tante cose veramente brutte. Anche oggi io ho sentito una notizia che l'hanno ucciso in una maniera, l'hanno torturato una rappresentante in una maniera proprio disumana, no? Cioè, appena vedo, sento, mi sento cuore proprio stringere, un dolore fortissimo. Però io ho la coscienza che non posso fermarmi sul dolore. Io devo oltrepassare su questo dolore, devo andare oltre a dire ok, queste cose non devono succedere più, o devo fare qualcosa pur di non succeda più in questo momento, in questa occasione. Per questo andiamo avanti e diciamo che assolutamente dobbiamo vincere. Non c'è neanche un minimo di alternativa per dire se forse perdiamo. Io no, non ce l'ho per me se forse perdiamo, perché vinciamo, non so fino quando andremo avanti,
come andremo, quante sofferenze dovremo affrontare, ma io ho questa fiducia che dovremo andare avanti fino in fondo. E chiudo subito con il messaggio di mia piccolina, mia figlia che ha 8 anni, che in questi momenti ha visto pure lei la mamma un po' particolarmente strana, no? Mi ha fatto ieri questo bigliettino. Io dedico alla mamma che sta vivendo un momento difficile, che ha fatto questo, dicendo safe mamma, che cuore fumettino con cose, che ha scritto 2 frasi qua, che lei mi ha fatto commuovere. Non tutti siamo troppo piccoli per fare azioni troppo grandi. Questo è un messaggio. Poi mi ha scritto un altro. Ti senti inutile? Ora hai un compito, fare la differenza. Molto bello. Molto bello. Grazie. Grazie. Dunque, allora, qui subito per fare la differenza c'è un'informazione che ci arriva da Cecilia Brighi, che se vogliamo fare la differenza c'è la possibilità di partecipare a una raccolta fondi, appunto lanciata da Italia e Birmania Insieme, per contribuire ad organizzare le comunicazioni tra i manifestanti sindacalisti, e vedete nella chat il riferimento, ed è importante questa, almeno questa piccola cosa la possiamo fare, visto che non possiamo fare proprio nient'altro che stare a guardare. Ma un'altra cosa volevo condividere con voi, proprio rispetto a quello che ha appena detto Gimon, questa cosa, questo post che ho letto oggi sulla pagina Facebook di Comunità Birmania in Italia, non mi ricordo più chi l'ha postata, sicuramente una tua amica birmana, che scrive: non so quando arriverà la nostra vittoria fisica, ma attualmente abbiamo già vinto psicologicamente, in capital letters, e nell'unità, in maiuscole. Basta vedere la solidarietà dimostrata ieri sera da parte del popolo, quando il quartiere di Shanchang, scusate se pronuncio male, a Yangon, è stato barricato, la gente da Yangon si è riversata dalle strade per sostenere le persone bloccate e le aiutate. Quello che hanno d'altra parte sono soli e miseri armi. Niente cervello, niente amore, nessuna solidarietà, il terrore. Dio salvi la Birmania. Però, a questo punto vorrei anche dire, richiamandomi a quello che ha detto Gimon, sulla spinta che si può avere come singoli, non so se vi risulta, ma insomma una notizia interessante che ho letto ieri era che alcuni, una certa, non piccola quota di militari ai confini con lo Stato indiano del Mizoram hanno chiesto asilo politico al Mizoram, cioè c'è una defezione almeno in quella parte della Birmania lì. E lo Stato del Mizoram, il capo dello Stato del Mizoram, ha chiaramente detto: benvenuti a voi e le vostre famiglie. Cioè, la notizia è stata ripresa con una certa rilevanza. E oggi sulla BBC c'era la notizia di alcuni militari che denunciavano appunto la violenza deliberata alla quale erano costretti dagli ordini superiori e verso la quale si ribellavano. Insomma, è possibile, mi chiedo, che quella rivoluzione culturale di cui ci ha raccontato innanzitutto Cecilia e poi appunto professor Gabusi, dicendo i militari non hanno fatto i conti con quello che era diventato il paese nel corso di questi ultimi anni, e che Eleonora ci ha aiutato a capire anche come è successo, è possibile che una qualche trasformazione di questo genere, morale, culturale, eccetera, non possa in qualche modo intaccare questa brutalità militare alla quale stiamo assistendo in questi giorni? A chi, non so a chi fare questa domanda. Cecilia, ricominciamo da te. Sì, è vero, ci sono state delle defezioni, sono 100 i militari che sono andati nel Mizoram e altri in altre zone del paese si sono consegnati al movimento, diciamo. Però bisogna capire, non so se mi sembra forse che Gabusi ne parlava, il potere dei militari è un potere storico, cioè loro sono uno Stato nello Stato, loro hanno le loro università, hanno i loro ospedali, hanno le loro strutture, hanno i loro interessi economici, cioè sono
sono una gang chiusa e organizzata. I loro interessi economici sono spartiti tra i familiari, figli, nonni, zii. Cioè. Quindi diciamo che probabilmente è mancata negli anni passati un'attenzione a cercare di dividere diciamo le alte sfere dei militari. Un'operazione che doveva essere costruita e che non è stata fatta. Però ad oggi le alte sfere sono una roccia, sono tutte insieme, perché il collante che li tiene insieme è il potere economico e anche la paura. La paura riguarda i militari di basso rango. Durante la dittatura militare i militari semplici, per sopravvivere nelle zone etniche, eccetera, confiscavano i raccolti, obbligavano la gente al lavoro forzato perché non gli arrivavano le risorse. E quindi utilizzavano queste armi e le varie denunce di lavoro forzato, i contadini venivano obbligati a fare i portatori, le donne lo stesso, a costruire le strade. Poi quando c'è stata l'apertura del paese hanno ristrutturato gli alberghi, e uno dei motivi per cui non si doveva andare in Birmania il boicottaggio è stato proprio per il fatto che alberghi, infrastrutture, musei, eccetera, tutto era riconducibile ai militari, e purtroppo lo è ancora oggi. Io sono convinta, lo confermava l'altra sera anche Sisci, e quindi mi sono tranquillizzata nelle mie lucubrazioni mentali, che buona parte degli investimenti di Singapore è il primo investitore in Birmania, in realtà nasconda la presenza di aziende finanziate con i fondi dei militari che sono stati trasferiti negli anni a Singapore, e a Singapore in una giornata si può costituire una società e buona parte, secondo me, dei fondi dei militari sono stati trasferiti in questo modo. Quindi è molto difficile. Io penso che un lavoro comunque nei confronti dei militari di basso rango e della polizia possa e debba essere fatto. Noi stiamo pensando anche a fare delle altre cose, adesso non le dico, ma insomma c'è un ragionamento su questo per cercare di spaccare il loro fronte. Certo non è cosa semplice e non sarà una cosa risolutiva, però se messo insieme con una serie di altre azioni che stanno strangolando la capacità organizzativa dei militari, forse si può arrivare a mettere in crisi il loro progetto e a far sì che i negoziati che ci dovranno essere, perché la Cina adesso si è dichiarata disponibile a offrirsi come parte negoziale, sicuramente anche alcuni paesi ASEAN, anche se non sono un blocco univoco e sono tutti divisi e hanno tutti questa fissa del non interferenza negli affari degli altri paesi, anche perché ciascuno ha il suo cadavere nell'armadio. Cioè, se noi guardiamo la realtà politica dei paesi ASEAN, non ce n'è uno che si salva dal punto di vista della democrazia, della salvaguardia dei diritti umani. Quindi sarà sicuramente difficile. Ciò non toglie che la Cina può essere un elemento, diciamo, che avvia un negoziato anche con la presenza delle Nazioni Unite. Tutto molto complicato perché le dinamiche sono complesse a quel tavolo, e perché non si può ritornare, la gente giustamente non accetterà di ritornare al 29 di gennaio, cioè con quelle elezioni, con quella Costituzione, con quel ruolo dei militari. Quindi sarà un negoziato difficilissimo. I militari non vogliono parlare con Aung San Suu Kyi, e se uno negozia deve essere, come si dice, allo stesso livello. Quindi Aung San Suu Kyi e l'NLD devono stare al tavolo da persone libere, e questa è la prima cosa che i militari devono accettare. Sarà molto difficile. Ecco, allora, professor Gabusi, come dire, complico ancora un po' di più la domanda che ha fatto alla Cecilia Brighi. È possibile che questo movimento di disobbedienza civile che vediamo, che da cui abbiamo assistito così
miracolosamente compatto, organizzato, consapevole, in grado di spostare, veramente in grado di catalizzare la tensione internazionale come è successo, possa diventare per via di emulazione una, non dico minaccia, una preoccupazione per le nazioni vicine. E penso alla a Hong Kong, penso alla Thailandia. C'era un articolo, sempre sulla stessa pagina Manifesto, che segnala un interessante alliance, come si dice alliance in italiano? Alleanza. Alleanza, scusate, Milk Tea Alliance. Milk Tea Alliance, sì. Milk Tea Alliance. Che appunto fa capo a tutta la, come dire, l'esperienza degli studenti di Hong Kong, Hong Kong 19 Manual, che è stato tradotto, insomma, che è stato, lo dicevi anche tu, Eleonora, l'altro giorno, è stato tradotto, viene studiato, 70 pagine in cui proprio ci si forma sul fronte della resistenza e della disobbedienza e della resilienza, della capacità di resistere anche ad attacchi militari così. Insomma, la Cina, Hong Kong, cioè le proteste degli studenti sono una grossa spina nel fianco per la Cina, lo sono stata per la monarchia thailandese. Dunque, la mia sensazione è che, come dire, questi movimenti sono, diciamo, chiaramente rilevanti, non è che gli stati possono far finta che non esistano, ma gli stati dell'area sono degli stati tendenzialmente autoritari in un mondo che negli ultimi anni ha conosciuto un relativo declino in termini di qualità e quantità delle democrazie. Quindi, sinceramente, lo vediamo in questi giorni a Pechino con l'approvazione della nuova legge elettorale su Hong Kong. Pechino dice: adesso abbiamo deciso di normalizzare Hong Kong. Vabbè, normalizziamo Hong Kong. Che problema c'è? Se ne vanno, qualcuno se ne andrà in Gran Bretagna, vabbè, qualcuno scappa a Taiwan, li riprendiamo, controlliamo le tecnologie, normalizziamo Hong Kong, parte degli hongkongini era anche stufa e stanca di questa resistenza che era diventata veramente fortemente anarchica, fortemente, contraria anche alla, diciamo, normale conduzione della vita economica delle persone normali, in un certo senso, no? Quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è una parte della popolazione che dice: vabbè, almeno, diciamo, riportiamo un po' di ordine nelle nostre vite quotidiane, perché altrimenti non è pensabile. Allora il tema è che questi paesi, pensiamo alla Cambogia, c'è il primo ministro Hun Sen, cioè dagli anni 70 che la Thailandia ha un re che sta riportando la Thailandia verso la monarchia assoluta, verso la monarchia assoluta. Allora, questi paesi sono paesi in cui, secondo me, c'è un lavoro da fare che è un lavoro generazionale. Adesso non so se questo movimento si trasformerà in qualcosa di diciamo, diverso, di organizzato, però anche negli anni dell'NLD, di Aung San Suu Kyi, e ha ragione Imon in questo, secondo me, Aung San Suu Kyi ha interpretato un tipo di leadership carismatica che non funziona nelle democrazie, che infatti quando le producono come Trump cercano di trovare gli anticorpi. Okay? Ma in questi paesi in cui non esistono gli anticorpi, se un leader non è capace di accettare che bisogna preparare una futura generazione di leader, anche a costo che questi leader facciano un po' ombra, le leadership carismatiche durano finché durano. Aung San Suu Kyi andava nei Kachin, andava negli altri stati e parlava dell'esercito di mio padre. Ma figurarsi, cioè noi abbiamo parlato con anche nazionalisti Kachin, immaginatevi uno che è lì che prende le bastonate dell'esercito da anni e lei parla dell'esercito di suo padre, dovete fare la pace. Ok, come facciamo a fare la pace? Non lo sa nessuno. Quindi, secondo me, c'è stato un forte investimento delle ONG e dei donors occidentali su tutti i fronti. In larga parte ho l'impressione però che questi progetti sono stati progetti molto molto concreti che dovevano portare a casa dei risultati abbastanza immediati, anche perché secondo me la cooperazione anche in Occidente funziona
con l'idea che il donor ti chiede dei risultati, presto, veloci, da dimostrare ai propri parlamenti, alle proprie opinioni pubbliche e così via. Questi paesi sono paesi in cui spesso c'è la facciata istituzionale, c'è il ministero che è un grande bel edificio, magari ricostruito con i soldi dell'Occidente, ma dentro poi dov'è la capacità? Quindi c'è stato fatto molto lavoro di capacity building, eccetera, eccetera. Però secondo me qui bisogna partire con un'operazione culturale molto importante, e cioè raccontare che cosa significa parole come democrazia, parole come cittadinanza, parole come in qualche modo federalismo, per esempio. Parli con i Kachin e parlano di federalismo e invece capisci che dietro loro stanno ragionando come se si stesse parlando di indipendenza. Allora, vai a raccontare l'Alto Adige, non raccontare, diciamo, le secessioni, e raccontiamo come funziona il federalismo, come funziona il rispetto delle autonomie. Perché il 95-90% della popolazione birmana considera dei Rohingya non persone, di un corpo estraneo che va espunto dalla Birmania? Perché non c'è un concetto di cittadinanza che noi abbiamo elaborato nei secoli, e anche noi in Europa ce ne siamo date, no? Insomma, tra protestanti, cattolici, cristiani di ogni tipo, rivoluzioni, controrivoluzioni, minoranze, genocidi, di tutto abbiamo vissuto in Europa. Siamo arrivati qui perché abbiamo capito che funziona il sistema quando c'è una Costituzione rispettata da tutti, che stabilisce che tutti sono uguali di fronte alla legge, indipendentemente da razza, sangue, religione, eccetera, eccetera, e questo è garanzia per tutti, una garanzia per tutti che permette alle opinioni pubbliche di votare e di dare e togliere il potere. Dare e togliere il potere, come vediamo per esempio nella nostra democrazia fluida che negli ultimi 20 anni continua a cambiare, no? Quindi dovrebbe trovare anche una sorta di via di mezzo. Però finché abbiamo una leadership che di fatto è ereditaria, Aung San Suu Kyi che era veramente diventata una sorta di principessa del Myanmar, allora il problema è: che cosa succede davvero dopo che Aung San Suu Kyi non ci sarà più? Lunga vita Aung San Suu Kyi. Però anche qui è molto, secondo me, patetico vedere i media occidentali mainstream avere creato l'icona di Aung San Suu Kyi. Ovviamente questo faceva buon gioco anche alla stessa Aung San Suu Kyi, che ha sofferto moltissimo, chiaramente, questo nessuno mette in discussione. Poi con la questione dei Rohingya ha creato il demonio e quindi le ha tolto il premio Sakharov, ha cominciato a togliere i quadri dai collegi di Oxford. E quindi togli i quadri dai collegi di Oxford. E quindi, a parte ripulirsi la coscienza e dire ok, andavi ai congressi dei sud-est asiatisti, non potevi parlare, diciamo, dicendo qualcosa di positivo di Aung San Suu Kyi perché tutti la vedevano come il diavolo assoluto. E adesso nuovamente Aung San Suu Kyi, nuovamente lei, nuovamente i film su Aung San Suu Kyi di Luc Besson trasmessi in televisione l'altra sera e così via. No, non facciamo un servizio a questi paesi se non ragioniamo su questi fronti. Per cui penso che da questo punto di vista anche le università, noi stessi nel nostro piccolo abbiamo cercato di pagare il soggiorno di due studenti birmani 2 o 3 anni fa dalla nostra summer school a Torino sulla Cina, e loro erano molto, veramente molto entusiasti. Abbiamo chiaramente dovuto raccogliere fondi per averli qua perché loro non potevano pagarsi neanche il volo. Allora, fare operazioni di questo tipo in cui bisogna far capire i costi e i benefici della democrazia, non basta una sola persona, non basta un leader carismatico a dire ecco, abbiamo risolto i problemi, abbiamo visto la democrazia. È difficilissimo, è straordinariamente difficile, però questa idea che adesso c'è anche una parte della leadership, diceva ambasciatori, adesso c'è anche qualche parlamentare che ha pensato bene di forse organizzare un forum alternativo, Cecilia magari ne sa più di me su questo, per cercare in qualche modo di organizzare una diversa narrazione politica. E la democrazia è fatta così, è fatta chiaramente di costi, altrimenti la difficoltà poi per l'Occidente è che lì qualsiasi cosa si tocchi in Myanmar. Io capisco
che c'è l'idea di poter fare qualcosa come Occidente, ma noi abbiamo invaso la Libia. Andate a chiedere ai libici se abbiamo portato la protezione, la responsibility to protect in Libia. Quindi chiaramente noi abbiamo fatto degli errori tali per cui adesso forse veramente abbiamo le armi un pochettino spuntate, che non siano quelle della diplomazia, del convincimento, eccetera. Temo però che è veramente un discorso di lungo periodo. Lungo periodo, anche perché è un paese in cui circolano armi ovunque. E qui chiaramente, come sappiamo, abbiamo visto Papa Francesco di ritorno dall'Iraq, spesso ne parla del commercio delle armi. Tra l'altro, e qui concludo, quando il Papa andò in Birmania, venne praticamente subito preso e portato dal generale. Così anche abbastanza di sorpresa, giusto per segnalare anche al Papa chi davvero comandava e quali erano le redini del potere in Birmania. Quindi è molto molto difficile e nessuno ha soluzioni semplici. Sì, ma a questo proposito, voglio dire, non abbiamo neanche accennato al problema, ma è un problema recentissimo, no? Che abbiamo scoperto che i proiettili usati dai militari in Birmania sono di fabbricazione italiana. Ora la famosa ditta produttrice, la Kibite, si defila. Ma è così, però, scusami. Lei si defila perché in realtà lei non ha esportato però il problema di fondo è che noi siamo grandi produttori di armi e di munizioni. C'è la legge 185, c'è il controllo annuale da parte delle dogane. Il problema è la triangolazione che non c'è solo per le armi, c'è per la droga, c'è per la Birmania, il primo produttore di metanfetamina al mondo, arrivano pure qui. C'è la necessità di scavare oltre e quindi di verificare oltre la prima catena del decentramento, si chiama come quando si usa nelle produzioni industriali. Però il problema è più ampio e riguarda l'incapacità delle Nazioni Unite unitariamente di imporre un blocco complessivo delle importazioni di armi in Birmania. E questo è un problema che nasce dal fatto che ci sono molti paesi, Israele, tra l'altro adesso c'è questa discussione sull'esperto assunto dai militari che è un israeliano, persona non grata negli Stati Uniti, e la Cina, la Russia, l'Ucraina, persino la Siria. Quindi il problema è la capacità delle istituzioni internazionali o l'incapacità delle istituzioni internazionali di fare tutti insieme un passo fortemente risolutivo sul versante delle armi, perché i cinesi hanno finanziato l'ultimo, quando c'è stato il trentennale degli Yuan, sono stati invitati i cinesi, le autorità birmane, e c'era la sfilata con i carri armati cinesi di ultima generazione. Quindi questo è il problema di fondo, è quello. Il problema di fondo è che, qui siccome stiamo chiudendo, è che l'Europa non si sta muovendo e che l'Europa fino al 22 di marzo non deciderà un bel niente. Quello che deciderà è acqua fritta. Quindi abbiamo anche noi le nostre responsabilità a livello europeo, no? I grandi paesi che sono titubanti nell'imporre sanzioni di carattere economico e finanziario nei confronti dei militari. Quindi io capisco che non dobbiamo fare come è stato fatto in Libia, però un'azione forte anche di carattere sanzionatorio va fatta sia dall'Europa che dalle istituzioni internazionali, e questo purtroppo oggi c'è un comunicato del Consiglio di sicurezza che condanna, però non va oltre una serie di parole. Quindi il problema è tutto lì. E poi l'ultima cosa, io penso che ci sia una leadership in Birmania che va oltre ovviamente Aung San Suu Kyi, che ha anche 75 anni, quindi più di tanto non potrà, se tornerà libera, non potrà governare. Però nel corso di questi anni
leadership sia professionale che politica è nata, non è stata messa in risalto dall'NLD, che purtroppo è un'organizzazione molto chiusa da questo punto di vista, molto conservatrice, però c'è ed è la leadership che sta gestendo oggi il movimento pacifico, è la leadership sindacale, che io conosco bene perché ci ho lavorato per 25 anni, formata a Torino, all'Ilo di Torino, formata da noi, ci sono delle ragazze bravissime con una capacità di elaborazione politica e di organizzazione fantastica. Questa è la classe dirigente futura del paese, non c'è dubbio, c'è, bisogna valorizzarla e sostenerla e renderla visibile. Grazie Cecilia. Un'ultima, Gimon chiede la parola per chiudere e poi veramente chiudiamo perché siamo già arrivati alle 19:28. Ok, grazie. Volevo solo spiegare due cosine. Quando io ho detto che non vedevo futuro della Birmania prima, non dicevo che era non volevo dire che era non c'era, anzi, il mio disinteressamento verso il paese. Poi due cosine velocissime sulla nostra leader. Io penso che come popolo birmano siamo veramente, cioè, fortunatissimi a avere una persona come lei che ha a cuore il popolo e nient'altro. E poi quando ripenso della nostra storia, nostro paese, che dopo siamo stati centinaia di anni colonizzati da inglesi, poi arrivati giapponesi, 10 anni più o meno della libertà con la guerra civile, quasi 60 anni sotto la dittatura regime, dove vi spiegavo semplicemente che non esistevano le domande, e siamo arrivati con questa lotta del Aung San Suu Kyi e tanti altri sacrificati che stanno ancora lottando, diciamo. La nostra democrazia come paese è molto fragile, come paese la situazione è molto come un appena neonato, no? Quando poi quando il professore ovviamente dice personalità carismatico, ok, noi non è che Aung San Suu Kyi rispettiamo, amiamo perché è figlia di Aung San, perché c'è un altro figlio di Aung San che il popolo non si può vedere, incluso io, assolutamente, è proprio perché lei, quando lei ha, diciamo, tra virgolette, difeso il paese, anche se uno può interpretare una maniera un po' diversa, io penso che ha difeso il paese che sta camminando in strada della democrazia molto fragile, come dare ai bambini la macchina, dice guidate, no? Invece non siamo pronti a guidare perché la mentalità, la popolazione, la coscienza, dobbiamo acquisire piano piano. In questi anni lei ha fatto un lavoro, non dico straordinario, di più, per dire, io quando stavo a scuola, quando viene un ministro, dovevo fare così per dire grazie, sei arrivato. Invece lei ha abbracciato gli studenti quando va a trovare alle scuole, e a un contadino ha fatto salire vicino a lei a parlare delle difficoltà che sta affrontando. Questi gesti che sembra nulla, ma confronto un paese che siamo stati e stiamo vivendo, l'ha fatto un lavoro straordinario. Questi giorni che sta succedendo è il frutto, anche se qualcuno non vuole dare 100% merito, dobbiamo dare maggior parte del merito che ha riuscito a fare a un paese a livello, in questa coscienza, popolazione, che alla fine dove è il leader? Il leader è il popolo. E non dimenticherò mai la parola che lei aveva detto. Il popolo, io ho fiducia in popolo. So che i birmani se la meritano la democrazia. E questo io adesso capisco e comprendo quando lei dice dipende da popolo, e io ho fiducia, una fiducia reciproca. Tutto quello che ha fatto lei fino adesso, io dico personale, è per il popolo, per il popolo e nient'altro. Grazie. Grazie Gimon. E infine Eleonora, che ci vuole regalare una citazione finale. Grazie Eleonora.
Volevo leggere questa frase che è di uno scrittore del Myanmar, Koswe Win, che è stato anche 8 anni in carcere, che dice: questo colpo di Stato è un assalto alla nostra coscienza, è un assalto ad ogni singola persona del mondo. E perciò volevo concludere con questa citazione. Grazie mille. Proprio così, e speriamo che le cose possano in qualche modo risolversi, per qualche via, magari anche astrologica, anche dalla Birmania. Beh, io ringrazio tutti quanti, veramente. Mi spiace, non abbiamo avuto neanche una domanda da fuori, ma forse non c'era neanche tempo. Magari ne facciamo un'altra e ci saranno anche le domande. Facciamo l'happy ending. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Buonasera, professor Gabusi. Ciao, Cecilia. Ciao, Giuseppe. Ciao, Leonora. Ciao a tutti. Grazie, Sereno Regis, per l'ospitalità. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata, grazie mille. Presto. Arrivederci. Ok. Allora salutiamo anche gli amici su Facebook. Andiamo a chiudere la registrazione. Grazie mille, Daniela, di tutto il... Beh, grazie a voi, insomma. Non so come è andata. Lavoro. Chiudiamo un attimo.